Siena presenta oggi il professor Pierluigi Sacco come direttore della candidatura a Capitale della Cultura 2019. Con quale spirito e quali saranno i primi passi fondamentali verso questa sfida? Lo spirito è quello di una grandissima opportunità che capita veramente una volta ogni tanto e per Siena può essere davvero uno spartiacque. Il programma delle capitali europee della cultura ha dimostrato che nei casi migliori è possibile davvero dare un nuovo slancio alla città, creare un nuovo ciclo di sviluppo, creare nuovo impatto occupazionale e nuova imprenditorialità. Secondo me Siena è prontissima ad affrontare questa sfida, non solo per l'eccezionale patrimonio storico-artistico e per la grande eccellenza che ha nel campo dell'innovazione scientifica e tecnologica, ma soprattutto perché è una città piena di giovani, piena di energie che possono essere valorizzate con delle modalità nuove. Professore, lei ha parlato di partnership con altri territori europei e di partecipazione dei cittadini. Ora, ovviamente i progetti ancora non ci saranno perché è arrivato proprio oggi, però che idea ha e cosa può fare Siena? Allora, partnership significa che concretamente noi svilupperemo dei reali progetti di collaborazione con altri territori europei che peraltro saranno rappresentati nel nostro comitato internazionale che prevede alcune delle future capitali europee della cultura, per esempio Košice che sarà la capitale slovacca del 2013 o Wrocław che sarà la capitale polacca del 2016, solo per fare qualche esempio, e con queste città svilupperemo dei rapporti di collaborazione, dei progetti congiunti con scambio di risorse e di talenti, sia che si vinca che sia che non si vinca.